Atalanta, amanti del plasma, bentornati dal Vichingone. Piccolo recappino su quanto accaduto finora su Dead Space Remake. Sulla Ishimura si è scatenata una quarantena bestiale che a quanto pare ha portato l'equipaggio a trasformarsi in queste creature chiamate necromorfi. Esseri umani deformati con arti acuminati, terribili, terrificanti, fanno veramente cagare sotto. Però al momento non sappiamo altro, cioè non sappiamo perché si sono trasformati né in che modo. Quello che dobbiamo fare al momento è riattivare i trasporti interni sull'astronave, ok? E per farlo non ci resta che prendere questa scheda dati, inserirla nel computer e andare avanti. Praticamente prendiamo questo chip, lo incastriamo dentro un personal computer e possiamo così poi andare avanti. Nell'episodio 1 ci eravamo fermati qui, quindi direi che è ora di proseguire. Benvenuti su Dead Space Remake. Isaac, non possiamo restare qui a lungo, c'è molto movimento. Tieni duro, ho la scheda dati. Torno al comando trasporto. Agnes, pronto a partire. I miei compari sono pronti a partire. Contano su di me. Ora bisogna tornare indietro sperando di non cagarci di nuovo sotto. Ok, da questa parte. La mazza. Quanto sei brutto. Ci danno subito un bel benvenuto. Ce n'è un altro. Niente double up dietro? Che avete fatto? Vi siete evoluti? Oh, mamma mia, sudore e cacarella proprio. Piccola nota a margine. Siccome loro escono da qui, spacchiamoli prima, almeno ci caghiamo meno sotto. Mamma mia, guarda qui per terra che necromorfità proprio. Urca! Orca Eva. Sì, io gioco, intanto mi cago sotto. Qui non si gioca a niente. Mamma mia. Sta stanza è safe? Quasi. Vediamo un po'. Stiva, deposito bagagli. Ah sì, ci siamo passati qui. Vabbè, praticamente stiamo facendo backtracking. No way, bello mio. Sento dei sussurri. Beccato. Presi. Ok, siamo al lab. Siamo arrivati. Dai ragazzi, ci sono. Dove la devo installare? Qua dentro? Circuito principale della rete di trasporto. Eh sì, proprio qui la dobbiamo mettere. Scheda dati reinstallata. Riavvio del sistema completato. Fantastico, così almeno ci possiamo spostare all'interno dell'Ishimura. Chiamare il trasporto per accedere ai ponti principali. Perfetto, è proprio qui che dobbiamo andare. Manutenzione completata, contatto in corso. Via libera.
In arrivo al ponte di volo, comando trasporto. Eccolo il trasporto. Mi pare di capire che dobbiamo andare qui, eh. Siamo a bordo. C'è stato un urto, ma ora tutto ok. Blocco quarantena annullato. Puoi accedere all'hangar. Le comunicazioni sono interrotte. Pronti al peggio. Qual è il piano? Tu e Johnston alla Kellion. Noi facciamo rapporto. Protocollo d'emergenza. Ma... protocollo? Hammond, la gente muore. E non perderò nessun altro. Rispettiamo la procedura. Ce la faremo. Vedremo. Hammond mi sembra che non abbia bene in mano le redini della situazione. Ah, scusate, loro hanno preso il trasporto e noi stiamo a piedi praticamente. Torna la Kellion. Giusto. Un'altra porta. Richiesta di sicurezza recuperata. Non è morto. Abbiamo sparato a quel bastardo proprio in mezzo agli occhi e non è morto. Smith gli ha staccato braccia e gambe a forza di spari. Per Dio, mandate aiuto! Queste sono le testimonianze dell'equipaggio. Purtroppo è stato sterminato. Non sapevano come affrontarli. Non sono stati in grado di capire. Eppure la pistola plasma l'avevano. Ehi. Che cavolo era? Mi volete far cagare sotto definitivamente, allora. Vediamo cosa abbiamo qui. Un ascensore. Si sale. O si scende? No, si sale. Eccolo là, guardalo. Me lo fanno vedere lontano, me lo fanno vedere. Bastardo. Però oh, mamma mia che smaltita. Non si fa così. Che maledetti. Ok, con calma. Abbiamo tutto sotto controllo. Cos'era sta sbrattata di sangue? Vabbè, siamo al ponte praticamente, ok? Proprio all'inizio, all'inizio. Siamo al ponte. Ok, qui, Hammond. Nessun superstite. Daniel, cerca di raggiungere il sistema di controllo. Hanno trovato un'isba. Tutti morti. Ovviamente predictable.
Qui cosa abbiamo invece? Sì, c'è ancora lei sopra. Che succede? L'ho trovato, serve un esperto. Ah, bellissimo, ci togliamo il casco. Siamo tornati. Cos'hai addosso? È sangue. Eli, ascoltami, per favore. Ishimura è invasa da... dei cazzo di mostri. Non hai sentito nulla? Cosa? Non vai sistema di comunicazione. Isaac! Dobbiamo riparare la Kellyonor. Rapporto danni? Oh, sì, eccolo qui. Dovevo stare con te. Però, purtroppo, si è rotta la caviglia. Vediamo il rapporto danni, sicuramente non sono buone notizie. Cristo. Nucleo energetico. Carico del nucleo energetico. Ora! Merda! Vieni qua che ti faccio a pezzetti. Merda! No! Morire! Ti curo per bene! Te una piaga! Isaac, che succede laggiù? Oh. Johnston è morta. E la Kellyonor è distrutta. Il nucleo energetico si è sovraccaricato. No! La Kellyonor era l'unica via di fuga. No. Siamo fottuti. Non perderò due persone per niente. Il sistema di controllo? Non va. Tutti i sistemi primari sono completamente bloccati. Hai fallito, Hammond. Braccio il suo rig. Hai fallito, Hammond. Non sei stato in grado. Ok, capitano Benjamin Matthews, posizione infermeria. Stato deceduto. Anche il capitano. Dio. Isaac, dall'infermeria. Taglia per la sala manutenzione. Trova il corpo del capitano e il suo rig, con i suoi codici. Che facciamo poi con i codici? Cos'è stato? Cacarella, pure voi. Preparatevi, regà, perché si butta. Si butta veramente malissimo. C'è. Merda vera, Isaac. No, dai. Vabbè, ma è tranquilla. No? Siamo in preda a un'epidemia del cavolo. Gente trasformata. Capitani che non sanno fare i capitani. Noi stiamo con la lametta al plasma sperando di sopravvivere. La nave è completamente andata. Come ritorniamo? Io veramente non lo so.
La tuta di Isaac comincia a puzzare veramente pesantemente. Puzza forte. E quella è merda. Non ho neanche cure. Questo è molto male. Oddio. Ci sono quei mostri con la coda che fanno veramente impressione. Eccolo il kit medico. Che finaccia, ragazzi. Dobbiamo andare a prendere il rig del capitano. Il negozio è un emporio in cui è possibile acquistare, vendere e depositare oggetti per utilizzarli in seguito. Negozio, inventario, deposito. Il negozio può acquistare oggetti con i crediti. Porta gli schemi per ottenere nuovi oggetti. Ottimo. Inventario, puoi vendere oggetti. Deposito, quando l'inventario è pieno puoi depositare qui dentro roba per prenderla poi. Un classico. Cosa possiamo acquistare? Un kit medico. Un'energia al plasma. Un nodo per 10.000 soldi. E la tuta livello 2, 10.000 soldi. Aumenta la capacità a 18 slot e fornisce il 5% in più di corazza. 18 slot sono importanti. Al momento non depositiamo niente. Vabbè, siamo completamente da soli adesso, raga. Passare di qua è proprio necessario andare a prendere le righe del capitano? Evidentemente sì. Terminale nano circuitis, stavolta però il potenziamento lo facciamo. Direi prima potenziamo la lama al plasma, è la nostra salvezza, l'unica fonte di sicurezza. Più facciamo danni più ci togliamo dalle scatole necromorfi. Poi pensiamo alla tuta. Ah, ok, c'è un ramo di abilità molto interessante. Possiamo prendere danno, capacità, tempo di ricarica o danno. Capacità danno. Direi primo il danno. Ci andiamo a prendere il potenziamento per i danni. Preso. Quanti nodi ho? Direi anche una capacità non è male. Poi qualcosa sulla tuta non mi dispiacerebbe. Allora, i perk della tuta sono salute, ossigeno, area di stasi, aria, punti salute. Durata della stasi. Ok. Quindi abbiamo aumentato le munizioni sulla nostra lama al plasma, il danno della lama al plasma, e abbiamo aumentato la salute della nostra tuta. Almeno diamo un senso ai nostri nodi. Perfetto. Non ci resta che prendere l'ascensore. Come diceva qualcuno, è un ascensore per l'inferno. È in discesa.
Loro non sono diventati necromorfi. Comunque questa quarantena ha a che fare anche con i sogni, perché abbiamo letto un text log che indugiava proprio su questo argomento. Autorizzazione di sicurezza livello 1 richiesto necessario. Non ce l'abbiamo. Dragonfly, making the virtual real. Cosa c'entra adesso questo? Attenzione, non è messo qui a caso questo. Ci penseremo poi. Deposito forniture mediche. Ci siamo. Bene. Capitolo 2. Modulo cinetico. Prendiamo il modulo cinetico. Wow. Quindi abbiamo modulo stasi e modulo cinetico. Un'altra tecnologia. Modulo cinetico. Usa la telecinesi per spostare gli oggetti. Con LT miri, tenendo premuto B, usa la telecinesi. Mira. Questa è l'icona della telecinesi, ossia rappresenta il fatto che noi possiamo spostare con la telecinesi questo oggetto. È palesato così. Ok. Ci ha liberato un passaggio. Probabilmente dovremmo spostare anche questo. Però un'occhiata qui, non c'è niente. Ci portiamo appresso oggetti. Ok. Oh, vedi, anche qui la guide dell'interface grafico ci dice che abbiamo installato questo modulo di telecinesi, facendocelo vedere con quest'icona, praticamente con questo fulmine e questo magnete all'incontrario sulla nostra arma, ci dice che praticamente abbiamo ancora qualche botta da poter usare. Ok, lo devo spostare in profondità semplicemente. Ah, ma è finito? Mi stavo sbagliando. Sembra infinito. Chiudiamo il passaggio alle nostre spalle. Non so se è una buona idea, sinceramente. Volevo vedere qui se c'era qualcosa. No. Va bene. Abbiamo giocato abbastanza. Pronti per cagarella. Sono pronto a tutto. Oddio. Non farli uscire. Lo sentite anche voi? Incredibile. Non farli uscire. La voce ha smesso di parlare. No. Eccola, c'è ancora. Cosa gli è preso? Gli è preso. Ci ha avuto uno spasmo. Strano.
Chi sei tu? Una strage senza precedenti qui. Corpi di necromorfi. Lei è stata l'ultima difesa contro i necromorfi. E si è difesa con quest'arma, il fucile a impulsi. Lo prendiamo noi. Ah. È stata aggiunta una nuova arma all'inventario. Per equipaggiarla, aggiungila alla ruota delle armi. La ruota delle armi è quella. Noi adesso andiamo a prendere il fucile a impulsi. Fucili d'assalto militare con elevata cadenza di fuoco. Perfetto, tieni premuto RT, fuoco primario. Tieni premuto RB, mina di prossimità. Costo 25 pippi, munizioni. Quindi non solo abbiamo un fucile d'assalto, ma possiamo anche piazzare per terra delle mine, giocare tatticamente. Ottimo. La mettiamo a sinistra. Eccoci qua. Tieni premuto fuoco primario. Tieni premuto più RB. Mina di prossimità. Piazza una carica. Non ho fatto il tempo a leggere. Vabbè. Mamma mia, l'ha penetrata proprio questa. C'è una mano, l'ha proprio bucata. Mi dispiace, proprio che morte schifosa. Munizioni a impulsi. Chiaramente nel gioco troveremo sia munizioni per la malplasma, ecco infatti, che quella a impulsi. La quarantena qui aveva già agito. Gente praticamente morta. E resa impossibilità da muoversi qualora si trasformasse. E questo cos'è? Questa non è una scritta umana. Questi sono glifi. Meglio che andiamo a prendere il rig del capitano, va. Fammi vedere cosa c'è qui. No, niente, sì, eliminiamo il blocco, andiamo avanti. Prima di tutto però una boccata d'aria, direi. Ah. Abbiamo un trenino tutto per noi. Comunque, se il gioco ci fa trovare il fucile a impulsi, com'è che si chiama? Come si chiamava? Fucile a impulsi, giusto? Vuol dire che a breve lo dobbiamo usare. Oh, vedi? Qui è come navighiamo per attraverso l'Ishimura. Attualmente in infermeria. Stiva di comando, bloccato. Noi dobbiamo andare in infermeria. No, all'hangar stiva. Ponte di volo, comando trasporto. È lì che troveremo il rig del capitano. Lo scopriremo veramente molto a breve. Comando trasporto. SPA Service. Why I am here? You were chosen. You were chosen. Ok, siamo arrivati ad una nuova zona. Il negozietto. Va bene.
Praticamente siamo tornati indietro, non ci ho capito niente. Infermeria. Ma stavamo già nell'infermeria. Strama dell'edizione. In arrivo all'infermeria. Infatti dovevamo andare qui. Mi sono completamente sbagliato, ragazzi. I'm sorry. Spiacente per questo backtracking. Torniamo dentro. Altri cadaveri compressi. Ah, che bella la fisica. E il poter giocare su queste cose. Un gioco semplice, c'ha tre cose ma funzionano da paura. Qui siamo al secondo livello dell'inferno. Evacuate quest'area immediatamente. Guarda come si erano ridotti i poracci. Si hanno visto l'inferno. Isaac, notizie di Daniels. Ci hanno attaccati. È scappata via. No, niente. L'infermeria è un mattatoio. Hanno barricato l'accesso all'obitorio. L'obitorio? Sì. Ma la barricata è stata fatta in fretta. Un serbatoio di idrazina la farà esplodere. Mi serve un detonatore. Sarebbe questo. Una piastra shock. Nicole potrebbe essere laggiù. Isaac, quello che ci ha attaccato, ti giuro che era Chen. Ma io l'ho visto morire. Se hanno chiuso l'obitorio, forse c'è qualcosa dentro. Qualcosa che non deve uscire, probabilmente. Mi sa proprio di sì. No, il negozietto non voglio. Trova un serbatoio di idrazina e trova una piastra shock. Qui dietro c'è il serbatoio di idrazina. Ala della ricerca. Qui cosa abbiamo? Radiodiagnostica. Non lo so, ragazzi, fatemi gli auguri, perché qui veramente le mutande non ci sono più. Questo ci servirà. Sicurezza livello 2. Buono. Sento ancora voci nella mia testa. Una presenza che non è andata mai via quando siamo arrivati dentro l'astronave. Dentro la Ishimura. È bloccata, vedete. Ok, destra o sinistra? Destra o sinistra? Sinistra. Salvataggio tattico lo facciamo tutta la vita. Eh sì. Qui troveremo l'idrazina, perfetto. Ci è mancato un pelo. Ho rimesso in piedi la carrozzina. Infilzamento e lancio. Afferra gli oggetti con la telecinesi. Lancia oggetti appuntiti contro i nemici. Tieni premuto. Ah, ok. Con questo lo prendo. E con questo lancio.
Perfetto. Tanti modi di giocare, tanti modi di far fuori i necromorfi. Rilevata anomalia pericolosa. No. Quarantena attivata. Ed è qui che ti spezzo le gambette. Oppala, mamma mia che sculata. Dove sei? Butta male. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia che liscioni comunque, va bene. Boom, boom. Ok, quando si attiva quarantena, no bueno. Chiaramente. Dammi tutto ciò che mi serve. Meno male che dovevo filzare. Bello questo. È un arto loro. Siamo ancora in quarantena. C'è qualche altro zozzo? Venite fuori, dai. Montacarichi, bisogna scendere. Direi proprio giaone, proprio, eh. Queste voci non mi lasciano in pace. Dobbiamo entrare qui dentro. Amputazione degli arti, terapia intensiva. Non ci resta che prendere il montacarichi e farci il segno della croce. Eccolo qui. Di corsa arriva, aveva fretta di morire. Se rimango qua faccio una bruttissima fine. Devo muovermi. E questo è un double up che ci piace. Quarantena finita. Visto dal plasma spacca. Quarantena troppo annullata. Questa è roba da marine senza cervello. Comunque distruggiamo i corpi che contengono roba. Infatti il gioco è la malplasma, senza ombra di dubbio. Allora, qui abbiamo un bel po' di opzioni. Direi di andare con calma.
E di vedere su... Oh, campo stasi. No, ce l'abbiamo... la stasi pure la devo usare. Siamo full. Nicole. Dottoressa Brennan. Ci siamo. Nicole non c'è. D'altronde, come potrebbe stare qui dentro? Isaac. È follia. È una follia sperare di trovarla qui dentro. Delle lastre. Nicole ci ha lasciato un messaggio. Ce lo sentiamo tutto, ragazzi. Registro personale, dottoressa Nicole Brennan. Con le cure e la terapia 0G, il paziente Harris mostra miglioramenti. Se fosse così, potrebbe esserci speranza per quelli su Aegis 7. Ma Mercer continua a interferire. Definisce le allucinazioni di Harris religiosamente significative. Se dovrò oppormi, lo farò. Mi rifiuto di perdere un paziente per le stronzate di unitologi. Non di nuovo. Tracciamento segnale RIG. Dottoressa Nicole Brennan. Posizione RIG. Nessun risultato. Come nessun il risultato? Il tracciamento RIG manuale è disponibile. Ispezione al pronto soccorso. Praticamente la nostra dottoressa, la nostra cara amata Nicole, stava studiando una cura per quella che è questa degenerazione fisica dei pazienti. Qualcosa sembrava funzionare, però alcuni membri dell'equipaggio erano contrari. Aveva scoperto qualcosa la dottoressa. Non lo sappiamo. Però c'è un text log tutto da bombarsi. Registro paziente, dottoressa Ann Brennan, primo ufficiale medico. Sessione di terapia 03. Trascrizione per il paziente, nome censurato. Non lo sappiamo il nome, l'abbiamo sentito prima. Ok, dettatura attivata. Ometterò il tuo nome dalla trascrizione. Grazie, è troppo difficile ricordare cosa è reale. E qui ritorniamo. Avete sentito? Ancora delle voci. È troppo difficile ricordare cosa è reale, perché ricordiamo che questa roba dovrebbe intaccare il mondo dei sogni in parte. Il tuo mentore della chiesa ti ha parlato di nuovo. Sa che io e la mia ragazza vogliamo andarcene. Lo percepisco. Al nostro ultimo seminario non parla altro che di... Ancora le voci. Eretici. Di come ogni unitologista che se ne va via sia un nemico dell'umanità. Unitologi è abbastanza grande da prendersi cura di se stessa. La questione qui è cosa è giusto per te. Ma fai attenzione. La chiesa tira fuori questi trucchetti quando si sente minacciata. Anche loro hanno un europsichiatri. Anche se riuscissi ad andartene, proveranno a... Dottoressa Brennan? Chiedo scusa, io... è successo qualcosa? Avevo un paziente che... io ci ho provato, e anche suo figlio ci ha provato, duramente, ma lei... mi batterò per te con tutto ciò che ho, ma non sottovalutare la forza della Chiesa. Unitologi. Cos'ha a che fare unitologi con quello che è successo sulla Ishimura? C'era un culto qui dentro l'Ishimura chiamato Unitology. La trama si infittisce. Eccoci in una foto, io e la dottoressa Brennan. Andiamo via da qui. Ufficiale scientifico. Text log, ancora.
Registro personale dottor Cain. Osservazioni sul marchio. I videolog della colonia sono in pessima qualità, ma ho visto abbastanza da poter confermare la scoperta a Ben. Il manufatto sembra essere veramente un marchio. Abbiamo a che fare con un manufatto, un artefatto chiamato il marchio, il primo trovato nella storia di Unitology. A che fare la chiesa. Dobbiamo portarlo a bordo il prima possibile per poterlo studiare come si deve. Che pessima idea. Non riesco nemmeno ad immaginare il potenziale di una tale ricerca. Il marchio nero offriva rivelazione oltre ai nostri sogni più sfrenati e senza i benefici dell'attuale tecnologia analitica. Questo marchio, quali segreti potrebbe celare? Quali meraviglie potrebbe offrire all'umanità, alla chiesa di Unitology? Senza il governo terrestre qui a impossessarsene per primo. Beh, si è visto. Cosa sta facendo il marchio? Questo marchio potrebbe essere l'araldo dell'alba di una nuova era. Come al solito, sempre... gli umani sempre lì a sperare che trovare qualcosa sia un'occasione per elevarsi ad uno status migliore, quando invece magari è tutto il contrario. Io farò tutto il possibile perché così sia. Forse questo è il destino. No, tu sei un pazzo. Nel periodo più buio della mia vita, la chiesa e i suoi insegnamenti mi consolarono, mi salvarono. Ancora la chiesa. E sono qui, nel posto giusto, al momento giusto, per servire l'umanità, per ripagare queste benedizioni. Amelia, se solo potessi essere qui adesso. Questo è un pazzo che si è bevuto il cervello. Eccolo qui il marchio. Dovrebbe essere questo. Join us in paradise. Era praticamente partito. Già faceva i cartelloni pubblicitari. Praticamente. Riproduciamo. Ok. Ben, cosa diavolo sta succedendo laggiù? Proprio questo. L'opera di Dio. Come puoi dire così? Le morti sulla colonia. La paranoia, le allucinazioni. Volevi un'analisi scientifica. Causa ed effetto. Beh, tutto è iniziato quando hanno sollevato il marchio. Perché tanta preoccupazione? Il marchio è divino. Lo sappiamo. Senti, domani sarà a bordo e potrai studiarlo. Stai tranquillo. In pace. La gente sta morendo. Come può essere la trasformazione promessa dagli insegnamenti? Stiamo assistendo a un nuovo inizio, Terrence. Per i Unitology, per l'umanità. Per questo la nostra fede è messa alla prova. Tutto sta per cambiare. Questo mi preoccupa. Fine audio. Archivio voce. Niente, praticamente l'equipaggio della Ishimura sul pianeta ha trovato questa specie di artefatto chiamato il marchio e la chiesa di Unitology ci ha messo immediatamente le mani sopra per costruirci una sorta di fede. Ma questo sta portando a quello che stiamo assistendo, ossia la trasformazione degli esseri umani in necromorfi e chissà cos'altro, tra l'altro. Quindi bisogna solamente avere fede e soffrire, questa è una prova. La solita storia della chiesa impazzita sui simboli e la gente che segue stando zitta a bocca chiusa. Però in questo caso mi piace aver constatato che questo dottore quantomeno si è cominciato a fare delle domande. Non so che fine abbia fatto comunque. La chiesa di Unitology è dietro magari alla scoperta di questo artefatto, ancora non lo sappiamo. L'episodio 2 finisce qui perché sono già passati un bel po' di minuti. La trama si infittisce, il gioco è sempre più bello. E non vedo l'ora di andare avanti, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi saluto e statemi bene.
Ah, cambiatevi le mutande, perché io sto andando. Ancora le voci che sussurrano nella mia mente.